Sì, oggi ad Agrigento, perché Agrigento è una delle sedi nevralgiche della direzione investigativa antimafia sul territorio nazionale, sta vivendo un momento molto positivo, come è noto a tutti sulle cronache giornalistiche, ma anche e soprattutto sul consenso che si sta creando intorno ai risultati positivi che in questa parte della Sicilia stanno arrivando. Il fronte antimafia subisce un duro colpo. Il fronte antimafia continua a subire dei duri colpi. Noi cerchiamo di fare al meglio la nostra parte con grande consapevolezza dei nostri mezzi, della nostra memoria storica, soprattutto dell'impegno che le donne e gli uomini della DIA profondono in Sicilia, ma anche in tutto il territorio nazionale. Entro l'anno non escluse nuove operazioni? Ma sicuramente noi abbiamo in gestazione, in stretta sinergia con la magistratura, delle attività che speriamo al più presto possano essere portate a termine. Ovviamente non possiamo dire nulla su questo, ma siamo fiduciosi che presto porteremo a termine altri sequestri, altre confische su cui stiamo lavorando ormai da molto tempo. Direttore, la sua visita è servita pure per fare il punto sulle indagini per la cattura di Matteo Messina Denaro? Ma guardi, fa parte dei nostri obiettivi, come tutte le altre cose. È chiaro che noi non ci sottraiamo certo quale organismo di eccellenza nell'intelligence investigativa del Paese a cercare anche i lati tatti, ma è uno degli obiettivi della DIA su cui noi ovviamente poniamo il massimo impegno, come è giusto che sia. Lei ha parlato di sequestro preventivo, dunque per fermare una collaborazione futura con la criminalità organizzata. Ma i sequestri preventivi sono previsti dalla legge appositamente per evitare che personaggi che si sono illecitamente arricchiti o che fanno da prestanome a grossi pregiudicati possano continuare ad accumulare illecitamente dei patrimoni sottraendoli al bene pubblico. E quindi l'importanza dell'applicazione esatta della legislazione che ci dà questi poteri, noi cerchiamo di sfruttarla al meglio. Come debutto niente male, subito una richiesta di sequestro di beni di quasi 3 milioni di euro. Niente male perché è il risultato dell'azione di questo gruppo meraviglioso della sezione operativa DIA di Agrigento. Io sono qui da 20 giorni, quindi non farò altro che solcare il tracciato già da loro segnato. Un buon inizio. Un buon inizio, ma è solo l'inizio.